Questo programma è offerto da GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Beh ragazzi, tutte le nostre puntate sono interessanti, ma quella di oggi ha qualcosa davvero in più. Questo perché all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia oggi non abbiamo due semplici drivers, loro sono molto molto di più. Sono papà e figlio che a Monza si sono tolti il lusso di salire insieme sul podio. Volete saperne di più? Beh, rimanete con noi perché 30 minuti ci attendono di pura adrenalina ed emozioni. Ma prima bisogna salutare la compagna. Sì, la compagna di lavoro, la compagna di questa bellissima avventura. Buonasera Ricky, buonasera a tutto il nostro pubblico da casa. Devo dire che ogni volta i nostri ospiti sono super interessanti. Tu sei un bel furbetto perché cacchio inviti sempre storie super interessanti dall'altra volta, la web radio, insomma tutti i nostri ospiti hanno sempre qualcosa di bello e di interessante da dire. Direi di non perdere altro tempo e di andare subito a scoprire che cosa ci aspetta in questa puntata, Ricky. Oggi, come detto Giorgio, abbiamo un papà e un figlio che, come già ribadito, a Monza sono saliti sul podio guidando, non l'abbiamo detto, una Lamborghini. Una bella Huracan, Lambo. Che a te, la nostra molto. Giorgio è innamorata delle Lamborghini. Ve li vado subito a presentare. Abbiamo con noi, naturalmente ormai volti molto conosciuti sulle nostre frequenze, Omar Galbiati. Ciao Omar. Ciao Ricky, ciao Giorgia, buonasera a tutti. In forma? Quanti trofei davanti a te? Abbiamo un po' questa sera. E naturalmente tuo figlio, Chicco Galbiati. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Chicco, allora come stai? Tutto bene, voi? Tu hai vissuto un mese fantastico, adesso lo andremo a capire meglio. Io prima la parola la vorrei però passare a Omar Galbiati, che il primo e il 2 di ottobre ha coronato un sogno. Cosa è successo in questo weekend a Monza veramente straordinario? Dicelo tu. Ma guarda, in concomitanza del suo 18° compleanno volevamo fargli un regalo che andava oltre alle solite cose che si fanno di solito. Ha detto facciamo una gara insieme. E con il team abbiamo parlato e siamo riusciti a incastrare proprio in quel weekend, col GT Open, quindi un evento internazionale, una gara particolare. Quindi lui ha esordito da 17enne il venerdì e il sabato e poi da 18enne la domenica. Fortunatamente in tutte e due le gare siamo riusciti ad andare sul podio, quindi ecco, grande soddisfazione. Assolutamente, poi ne parleremo meglio di Monza. Omar, ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Chicco ti faceva tra virgolette da meccanico in pista quando tu correvi con una Porsche? Sono passati tanti anni e lui fin da piccolo, finché già aveva 5-6 anni, era già nel box. Vederlo oggi guidare con disinvoltura le macchine che ho guidato io e sto guidando tuttora mi riempie d'orgoglio e gli posso solo fare grandi complimenti e un in bocca al lupo per il futuro. Beh, la storia Ricky è troppo carina, dai, cioè non si sente tutti i giorni. Tra l'altro io volevo sapere proprio da te che cosa si prova a disputare una gara in questo modo, sapendo però che nel box ad aspettarti c'è tuo figlio con la tuta e col casco che sta per salire in macchina con te e che insieme andrete a combattere per la vittoria. Sicuramente ha un valore aggiunto il fatto di essere padre e figlio, no? Nel disputare una gara del genere, più emozionante. Sì Giorgia, c'era anche questa diciamo battaglia in casa, perché poi c'è da discutere anche con Marta, chi era il più veloce tra i due, no? Chi era il più veloce tra i due, quindi c'era una bagarre interna e una tensione di fare il massimo per raggiungere uno scopo comune. Fortunatamente o sfortunatamente è andata benissimo. Peccato un po' il venerdì che non siamo riusciti a provare a trovare dei setup ottimali, però guardando poi i risultati, due secondi posti, è veramente tutto fantastico. Ma è bello vedere poi anche il papà che riesce a passare la passione al figlio, perché non sempre così, eh? Quindi assolutamente. È bello, eh. E poi credimi Giorgia, gliela sta passando veramente in maniera molto un molto buon maestro. Bella, con un buon maestro. Siete pronti per parlarci nel dettaglio del weekend Brianzolo? Prontissimi. Prontissimi.
Anche noi siamo pronti a farvi le nostre domande, io e Giorgia, però prima è d'obbligo farvi vedere questa clip introduttiva di Monza. Voglio farvi prima di tutto i complimenti, anche perché riuscire a salire sul podio di uno dei circuiti più belli del mondo, insomma, tra l'altro podio che hanno cavalcato i più grandi, no? Delle corse, moto, macchine, tutto quanto, deve essere sicuramente un'emozione strepitosa. Vorrei passare la parola a Chicco e farci spiegare anche da lui che cosa ha provato, no? Di raccontarci un po' questo weekend monzese, insomma. Beh, inizialmente il weekend è iniziato non proprio nei migliori dei modi, perché abbiamo avuto dei problemi con i nuovi pneumatici Michelin, però alla fine siamo comunque riusciti a trovare una quadra mettendo sulle Pirelli al posto delle Michelin, avendo un grosso problema. Però diciamo che il weekend siamo riusciti a fare una veramente bella prestazione. Finalmente siamo riusciti a correre insieme, da tanto tempo che volevamo fare questo passo. E direi che non poteva andare meglio. Avete mancata solo la vittoria. Beh, però non è che siete andati lontanissimo. Ecco, Giorgia, devi sapere che Chicco, come già anticipato prima da Omar, in quel di Monza, il 2 di ottobre per l'esattezza, quindi domenica, ha festeggiato il suo 18° compleanno. Tu cosa hai fatto alla festa dei 18? Sai che non mi ricordo. Non ti ricordi? Non mi ricordo. 15 anni fa. Sicuramente Chicco Galbiati se lo ricorderà per tutta la vita. Esatto. Ecco, com'è stato vivere anche questo sogno di diventare 18enne senza ancora la patente, ma comunque correre col papà con una Lamborghini Huracan? Cioè, salire sul podio a Monza. Salire sul podio col proprio papà. Esatto. Non è stato un compleanno da tutti i giorni, diciamo. Cioè, è stato veramente una bella sorpresa. Il destino. Anche comunque ritrovare tutti i miei amici che erano lì a tifare per noi tutto il weekend. È stato veramente molto bello. Stiamo fatto una festa di compleanno, no? Sì. Assolutamente. Omar, adesso vogliamo che tu sii sincero, come sei sempre stato davanti alle nostre telecamere. Come giudichi, vista la tua grande esperienza, Chicco come pilota in Gran Turismo? Visto che l'hai avuto sul tuo stesso sedile per un weekend. Ma guarda, mi ha sbalordito fin dall'inizio, perché subito dal primo test che abbiamo fatto a Cremona è andato benissimo. E la macchina gli calza a pennello rispetto alle altre formule che lui aveva provato in precedenza. E guida con una disinvoltura incredibile e va veramente forte con questo tipo di macchina, che ti assicuro non è così semplice da guidare, anche se tanti dicono ma sei seduto, hai l'ABS, hai il traction, però guidare queste macchine in queste condizioni al limite non è a Monza 270 all'ora, 280. 280 avete visto in fondo prima della staccata della prima variante, quindi sicuramente velocità importanti, soprattutto per chi non ha ancora la patente, vero Chicco? Ma Chicco, sì. Ma a proposito, cosa si prova a dividere la macchina con tuo padre, no? Soprattutto in un evento internazionale così importante e, tra virgolette, a casa vostra, a Monza? È sicuramente una grande emozione. Io ho avuto il modo di correre con un po' di piloti, tra cui Pietro Negra, Piero Necchi, con cui ho disputato la gara in Mugello, però corre col papà. È un'emozione unica, anche perché era il nostro sogno un giorno poter correre insieme. Perché ormai, come diceva lui, fin da piccolo seguivi, no, quello che era il suo percorso, quindi questa cosa la bramavi da un po' di anni, secondo me. Ma chi l'avrebbe mai detto che così giovane Chicco riuscisse a
esaudire questo sogno insieme al papà Omar. Allora Chicco, siccome tu ancora non hai patente ma guidi vetture da oltre 600 cavalli, io l'altro giorno sono salito in macchina con Giorgia, guidava lei che ha la patente, lì puoi dare qualche consiglio di guida anche ma a parte questo, io poi ogni volta faccio un appello agli ospiti: ragazzi, io vorrei tanto provarle queste macchine, vorrei farmi un giro a circuito, ma nessuno mi aga. Sì, ma se guidi come la tua macchina in strada, Giorgio, no, sarà dai, difficile. Mi inviteranno loro. Sì, sicuramente. Dai, dai, siamo anche vicini di casa. Ti invitiamo. Ora c'è un po' di pubblicità, Giorgia. Sì, intanto, Chicco, dagli due dritte, va, che l'altro giorno ho perso tutti i capelli. Ma non è del bugiardo. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale, altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Ecco Omar, oltre ad aver festeggiato sul podio a Monza nel GT Open, avete fatto molto parlare di voi in questo weekend, perché ecco, come già ribadito, vedere un papà e un figlio su uno dei podi più importanti al mondo non è cosa da tutti i giorni. Beh, sicuramente è stato, come ha detto prima Giorgia, una sequenza di eventi che nessuno avrebbe mai immaginato, perché proprio che hanno reso un weekend unico. Un weekend unico, anche perché riuscire a fare una gara proprio nel suo compleanno, c'era una casualità incredibile. E fatalmente è successo in un evento poi internazionale a Monza, gara di casa, dove io ho vinto anche il campionato, ho vinto un sacco di gare. Nel 2014, ricordiamo. Quindi con lui ripetere queste cose, risalire quella scala prima di andare sul podio, a lui tremavano un po' le gambe stavolta. Ma tra l'altro è figlio unico. Anche a te. È figlio unico, la cosa anche amplificata. Ma tra l'altro abbiamo visto che a Monza abbiamo visto la presenza di un vostro sponsor molto molto stretto, che tra l'altro fa delle cose super cool, Ricky. Io sto parlando di Rubens Tomella, dell'azienda Gaga Milano, che insomma è venuto a trovarvi, no? Vuoi raccontarci che tipo di rapporto c'è tra te e questa bella azienda, insomma? Guarda, io e Rubens ci conosciamo fin da quando eravamo ragazzi. Lui ha sempre avuto questo brand. Quindi l'ha visto nascere. Sì, l'ha visto nascere. Questo brand di orologi in particolare, poi adesso sta facendo anche altre cose molto, molto cool, come hai detto te. Profumi, forse. Lo so, però è buonissimo. Ecco. Quindi lo ringrazierò per sempre, anche perché comunque lui è stato il primo a credere nelle mie possibilità, dandomi anche una grossa mano anche economica. E io ho sempre cercato di dare un'immagine al meglio del suo prodotto. Spero di aver fatto un bel lavoro, perché comunque è quasi 10 anni che lavoriamo insieme, quindi anche lui penso che sia contento del nostro operato. Ovvio, spero che la cosa continui anche con lui su un marchio prestigioso come Lamborghini. Ecco, noi... Certo, ma anche perché, scusa se ti interrompo, all'azienda, sicuramente per tutte le aziende essere affiancate, secondo me, a gare del genere è sempre un surplus, secondo me, e in più essere affiancati ad una macchina come Lamborghini, ad un marchio del genere che voi guidate, Ricky, è come un papà e un figlio che vanno sul podio. Assolutamente. Noi abbiamo avuto la grande fortuna, Giorgia, di incontrare di persona Ruben Tomella in quel di Monza, e lui ci ha rilasciato una intervista. Io direi ora di ascoltarla.
La nostra azienda esiste dal 2004, si occupa di orologi, siamo molto sviluppati nei mercati esteri e da questo anno abbiamo comunque un progetto nuovo in Italia per essere sempre più presenti nel territorio. La nuova collezione, come avete potuto vedere dall'ultima auto, è dedicata al Bionic Skull, una forma particolare dello Skull, e abbiamo deciso di utilizzarla insieme a Chicco per la livrea della nuova Lamborghini. Vi aspetto tutti nei nostri punti vendita, nelle boutique, a scoprire la nuova collezione. Sono con Omar da parecchi anni e sul Gaga Milano lo supporta nel suo grande progetto. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni soprattutto negli ultimi anni e adesso siamo ancora più contenti perché è entrato Chicco, soprattutto Omar, che ha una passione particolare, e anche per il rapporto che ha con Chicco è riuscito a coronare questo suo sogno di correre insieme a lui. Nell'ultimo periodo è sempre stato più presente Chicco nelle corse insieme a Omar, e adesso siamo arrivati veramente a un punto, stanno facendo sul serio, i risultati stanno venendo sempre più spesso e vedo loro sempre più contenti. Chicco è alle prime armi, ha dato subito grandi importanti, come possiamo dire, risultati, e sicuramente avrà davanti a sé una carriera importante. Abbiamo iniziato io e Omar in amicizia e poi gli anni hanno portato sempre più seriamente il nostro rapporto, la nostra presenza nel mondo dei motori insieme a Omar. E adesso ci concentriamo su tutte e due, ma soprattutto su Chicco, e vedremo con lui di fare un grandissimo lavoro. Quindi supporteremo anche tutti i prossimi anni, tutte le scelte che farà lui, speriamo che dia sempre più grandi risultati, ma siamo sicuramente fiduciosi. Ringrazio tutte e due e faccio un grandissimo in bocca al lupo a Chicco per la sua carriera. Grazie. Ecco ragazzi, le parole di Ruben Tomella sono state davvero belle, e anch'io utilizzo un orologio Gaga che mi ha... E cosa sono, l'ultima dato... arrivata? Giorgia, tu non c'eri ancora, ma sicuramente Ruben, guardando la puntata 1, grazie a Omar e Chicco Gaggiati. Facciamo un appello, Ruben, orologio, borsa e profumo, perché sono appassionata di profumi. Benissimo, tra l'altro naturalmente anche i nostri driver indossano orologi Gaga, sono veramente molto molto belli. Beh, ti sei un po' emozionata a sentire anche le parole di Ruben, che so che prima di essere partner siete molto amici. Beh, a parte l'amicizia che ci lega da tanti anni, lo ringrazio pubblicamente per le belle parole, posso solo ringraziarlo, anche perché lui ha sempre investito su di noi. Noi abbiamo cercato sempre di fare il massimo con il suo prodotto, anche perché comunque l'orologio, la macchina da corsa si lega. Esatto. È bellissimo, poi è aggressiva. Sì, poi abbiamo fatto questo nuovo prodotto, il teschio, e abbiamo fatto una livrea molto particolare per Monza e ha avuto anche un grosso successo, quindi speriamo che porti anche fortuna. La K32, Omar e Chicco Galbiati sono molto attenti alla comunicazione, all'immagine sia di loro stessi ma anche delle vetture che portano. Ma noi ci teniamo in maniera particolare a curare i dettagli, quindi noi con la K32 cerchiamo di sviluppare il nostro marketing, il nostro gadget, dalla tuta al cappellino alla camicia, per avere un qualcosa in più degli altri. Ovvio, non è facile, però abbiamo delle persone a casa che lavorano. Beh, sicuramente Andrea Cristani e Marta. E Marta, che è la nostra PR ufficiale, che non c'è oggi. Poi faremo due domande su Marta. Ricky, Giorgio, tutti tuoi. Esatto, domandina velocemente, dai, a entrambi. Partiamo da Omar. Bilancio di questo round Brianzolo? 10 lode. Quindi, guarda, un evento unico, ancora più di quando ho vinto il campionato, quindi posso dire questo. Chicco? Io direi 9, perché... Cosa mancava? Il primo posto. La vittoria. Più che altro che in gara 2 eravamo primi, abbiamo avuto un piccolo problema e quindi abbiamo perso la testa della gara. Però oltre a quello direi che il mio primo podio è stato con mio papà. Quindi meglio di così non si poteva. Un bel regalo di compleanno. Beh, tutto è cascato a fagiolo. È il destino. Esatto.
Bene, noi non eravate le uniche persone ad essere contente dopo la gara. Noi abbiamo sentito il patron di casa Antonelli Motorsport, Marco Antonelli, che ci ha fatto un po' il bilancio di questo fortunato weekend monzese. Debutto positivo della coppia Galbiati in questo GT Open di Monza, ci ha dato qualche bella soddisfazione, molto bravo Chicco, bravo Omar, un problema ci ha rallentato in gara 2, però ci siamo fatti vedere anche qua, sono stati bravi loro, complimenti e avanti così. Beh, Omar, sfida vinta anche per Marco Antonelli, direi. Cosa ti ha detto dopo la gara? Ma mi ha detto, hai visto che avevo ragione io, e quindi grazie anche a Marco Antonelli che siamo riusciti a fare questo spettacolare evento, però lui fin dall'inizio, può dirtelo Chicco, già a gennaio, febbraio di quest'anno lui lo voleva mettere nelle GT. È stato Chicco a voler ancora proseguire qualche gara con le Formula, ma lui sapeva già che era già pronto per questo tipo di macchine, quindi lo ringrazio anche perché dar fiducia a un ragazzo di 17 anni non è da tutti, insomma. Beh, sicuramente avevi anche un peso, tra virgolette, un po' addosso tu, Chicco. Seppur a 17 anni essere catapultato in un'avventura del genere, sai, può succedere di tutto, no? Assolutamente. Ma invece hai reagito in maniera egregia. Sì, infatti appena Marco mi ha detto queste parole, io ho subito pensato di non essere pronto ancora a salire su queste vetture. Però direi che da come sono andate le gare di quest'anno, penso che ero pronto e lui avesse ragione. Pollice in alto, insomma. Sì. E ora, Giorgia, cosa c'è? Non lo so, Ricky, cosa c'è? Pubblicità. Dai, pubblicità. Ci vediamo tra poco. Poi si parlerà del Mugello. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Nasce a Sarmico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago d'Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Franciacorta. Tre postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Le soddisfazioni per la K32 Racing e il driver Chicco Galbiati, a distanza di sole 2 settimane dal round di Monza, si sono fatte nuovamente vive, questa volta in occasione dell'ultimo round del campionato italiano GT che si è svolto al Mugello. E qui il driver di rivolta Dad ha tirato veramente fuori gli artigli, non più in compagnia di suo papà Omar, ma di Piero Necchi, un altro driver dalla grande esperienza. E qui avete colto un podio molto molto importante. Chicco, ti aspettavi anche al Mugello, nel, diciamo, l'università del motorsport, a livello di tracciati, di essere ancora una volta così competitivo in un round molto importante come la finale del campionato italiano GT? No, sicuramente non me l'aspettavo. Nonostante quello, siamo partiti molto molto bene nelle libere, nonostante ci fossero delle condizioni proibitive come il bagnato, però nonostante quello siamo andati veramente molto forti, sia io che il mio compagno.
Poi in gara siamo stati veramente bravi a gestire sia l'handicap tempo e alla fine questo terzo posto è stato un po' inaspettato. Ma così. Infatti sì, Chicco, io so che in gara 2, dopo che insomma hai preso la guida della macchina, hai dato per un bel po' del filo da torcere a driver con molta più esperienza di te, sbaglio? No. Ecco, quindi l'hai umiliati, no? Cos'è che si prova? No, sicuramente sono delle emozioni un po' diverse rispetto al weekend di Monza. A Monza, per esempio, mi hanno dovuto tutti spingere al 150% perché eravamo primi, quindi dovevamo tenere la testa. Qua invece dovevamo difenderla. Mi dispiace di non esserci riuscito, però nonostante quello ho cercato di lottare come un leone e comunque il terzo posto è andato veramente bene. È stato fantastico. Fantastico. Ma con papà Omar, con le radio, con le cuffie, a dirigere un po' l'orchestra tra le tue operazioni e quelle di Necchi, dico bene Omar? Sì, esatto. Ma allora, devo fare una premessa che sono stati bravi tutti e due. Peccato di gara 1, perché partivamo meglio di gara 2, che Necchi non si è capito con un doppiato che aveva le bandiere blu da due giri e una toccatina è finito in ghiaia e abbiamo buttato via la gara. Lì se no potevamo ambire addirittura il podio già in gara 1. Gara 2, lui, visto la safety car, io sono stato bravo a gestire la cosa, a richiamare dentro. È uscito nelle migliori condizioni al terzo posto, è riuscito a risalire primo e poi ha lottato con quelli che poi alla fine hanno vinto il campionato, quindi non è che ha lottato con nessuno. Gli ha dato filo da torcere, è stato bravo, peccato un piccolo problemino tecnico alla macchina che gli ha impedito di non dare il 150%, ma è stato bravo lo stesso. Ecco, cosa si prova a vedere il proprio figlio sul podio in una gara così importante? Soprattutto in testa ad una gara per qualche giro con dietro un plotone di avvoltoi. Una grande emozione, se volevo potevo entrare io in macchina, dargli una mano, dargli tutte le esperienze del caso. Via radio ho cercato di dargli le cose essenziali, certo. Anche perché era concentrato in quel momento in una bagarre incredibile, però alla fine ero più emozionato io lì al muretto che lui in macchina. Forse. Sicuramente. Ecco Omar, cosa farete adesso in questo inverno? Adesso tra poco so che siete già in partenza, anzi la settimana prossima sarete a Barcellona. E poi? Ma a parte questa tappa, la finale del GT Open a Barcellona, che correrà con un... adesso non so ancora con chi, vedremo di fare il meglio anche lì per portare più esperienza possibile, perché la gara è lunga, sono gare di durata, quindi lui ha la facoltà di fare dei chilometri importanti. Per la prossima stagione abbiamo un po' di carne al fuoco, 2-3 idee le ho già, però presumo che come primo anno di fare un bel campionato completo, magari nel GT italiano, con un compagno alla sua altezza. Bene. Chicco, sei pronto per l'anno prossimo? Prontissimo. Bene. Ma io volevo fare una domanda io, l'ultima domanda. Sì. Ok, ma Santa Marta, ok, che è moglie e mamma nei box, cioè si metterà le mani nei capelli quando vedrà certe velocità e dirà ma io qua come posso fare? Cioè, cosa dice lei? Fare latinoamericano no. Cosa dice lei? Beh, a parte che lei è una grandissima sportiva ed è più appassionata di noi due. Vabbè, però un po' sicuramente di la tensione sempre. Ce l'ha, però è quella che ci dà quella carica al momento giusto per affrontare la situazione. Quindi sia lui che a me, nei momenti cruciali lei c'è, dà il consiglio perfetto. Beh, se proprio lo vuoi sapere, Giorgia è stata lei alla volta della prima gara di Chicco con la Lamborghini, esatto, ad avere spinto al 100% perché suo figlio corresse e abbandonasse in quel momento le formule. Non è da tutte le mamme, altrimenti Chicco stai attento, no. A fare, non puoi fare calcio. Ha preso invece... lei una decisione bene. Importante. Bene. Tappati le orecchie, Giorgia, di solito le donne in questo rompono molto le scatole agli uomini. Io avrei fatto lo stesso. Bene, quindi io avrei fatto la stessa piloti cosa. All'ascolto, se volete contattare Giorgia per avere un figlio per poi farlo correre, bene. Stiamo andando oltre. Smercia così in televisione. Sentite, quindi ringraziamenti doverosi a Marta e poi a chi, Omar? Ma ringraziamento in primis a Ruben della Gaga Milano, che è il nostro main sponsor, all'Antonelli Motorsport, a Marco Antonelli, a Marta perché assieme ad Andrea che ci seguono da casa, i nostri preparatori e fisioterapisti, perché comunque non sembra, ma per stare a quei livelli lì devi sempre prepararti al meglio.
E un ringraziamento a lui che mi sta dando soddisfazioni incredibili, quindi spero prosegua e mi batta in tutti i sensi. Chicco, ringraziamenti per questo 2016 che è stato per te veramente straordinario, anche se manca ancora solo una gara. Ancora la Gaga Milano, in particolare Ruben, che ha ancora quest'anno ha creduto in me, nonostante fossi... La tua giovane età? Sì, infatti. E mio papà, che è sempre lì alla radio, a mia mamma, come ha detto anche lui, tutti i nostri preparatori e fisioterapisti. Bene! Contatti, poi siamo davvero in chiusura. omargalbiati.com per seguirti, sito, giusto? Omar Galbiati su Facebook. E per Chicco invece? Per me è chiccogalbiati.com, se no Chicco Galbiati su Facebook o anche su Instagram, Chicco Galbiati. Ragazzi, vi consiglio di seguire questi due driver che non sono solo due piloti, ma sono molto di più. Potreste scrivere un film. Ci stavamo pensando a un libro. Un libro, ecco, un libro. Giorginia, siamo in chiusura. Ti è piaciuta la puntata di oggi? Sì, oggi mi ha appassionato più delle altre, veramente, bene. Più del solito. Bene. Molto bene, queste storie sono sempre belle da ascoltare. E da condividere con i nostri telespettatori che sono sempre di più e ci seguono su internet, al nostro sito www.gocarttv.com. Scriveteci anche all'indirizzo info@gocarttv.com o mettete un bel mi piace alla pagina Facebook GoCart TV o Race e anche alle nostre, ovviamente. La mia è più cliccata della tua. Arrivato. Giorgio Caviello c'ha tipo 700 miliardi di follower su Instagram, io ce ne ho due o tre che ho comprato. Due o tre, esatto. Adesso ci penso io. Bene, tra poco Race TV. Grazie mille Omar, grazie mille Chicco. Grazie, buonasera a tutti, ciao. A voi. Questo programma è stato offerto da GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.